Teatro di Figline Valdarno pieno per l'incontro fra comune, sindacati, regione e lavoratori sul caso Bekert. Presente ieri sera tutto il Consiglio regionale toscano, oltre 400 le persone presenti, una spinta per non far morire un pezzo di storia del territorio. Il presidente della Regione Rossi dichiara di aver parlato con un'azienda intenzionata a rilevare lo stabilimento con assunzione di gran parte dei lavoratori. Speranza, ma serve l'accordo unitario dei sindacati. Cronaca, denunciate due uomini di 35 e 52 anni per aver rubato attrezzature edili dal valore di 10.000 euro da un magazzino di proprietà di un artigiano a Laterina Pergine. Per loro il reato è di furto in concorso. Nuova viabilità nella zona Giglio di Montevarchi, grazie ad un intervento del comune da 50.000 euro sarà ampliata l'area di parcheggio di fronte alla chiesa e introdotto per un tratto di via Ammiraglio Burzagli il doppio senso di marcia. L'area in stato di abbandono di via Enrico Fermi a San Giovanni Valdarno dopo l'incendio ai gonfiabili arriva in consiglio comunale con una mozione della minoranza che chiede al sindaco di mettere in campo soluzioni per la sicurezza della zona. Grazie ai suoi 226 interventi all'anno, la chirurgia robotica dell'ospedale di Arezzo è fra le migliori 20 in Italia, studenti e professionisti da tutta la nazione ad imparare le tecniche innovative attuate per i tumori.